Prima di cominciare, ragazzi, volevo ricordarvi che stasera alle 20.30 sarò in live su Twitch per giocare insieme a voi in anteprima assoluta il nuovo Life is Strange True Colors. Tutte le persone che parteciperanno in live avranno la possibilità di effettuare delle scelte all'interno del gioco. Saremo noi a decidere la vita della nostra protagonista Alex. Vi aspetto, non mancate! Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video, bentornati in questa nuova miniserie che tanto piccola non è visto che l'isola è gigantesca e io ancora ho fatto un quarto di quello che devo fare, ma bentornati in un nuovo episodio perché vi ho detto ogni qualvolta noi andiamo a fare la live su Twitch e creiamo una nuova zona, io poi prendo la zona che abbiamo fatto in live e la trasformo in un video per farvi vedere cosa abbiamo fatto, così che anche voi potete prendere spunto o comunque potete seguire quello che abbiamo fatto in live se ve la siete persi. Quindi ragazzi, come al solito io vi chiedo un like, oggi parleremo di vicoli, io adoro tantissimo il tema città, soprattutto per i vicoli sono veramente belli e finalmente ho finito il mio, cioè quello che abbiamo fatto ieri. Siete pronti ragazzi? Potrebbe essere uno shock perché secondo me è venuto abbastanza bene, certo ci sono alcuni dettagli da migliorare, alcuni oggetti da inserire, cosa che purtroppo non avevo, però è già qualcosa e sono molto soddisfatta di questo risultato, quindi andiamo subito a vedere cosa abbiamo fatto, come, poi vi dirò anche i codici dei vari modelli che ho utilizzato per fare quello che ho realizzato. E se non l'avete visto vi invito a vedere il precedente episodio dove potete prendere il modello personalizzato che ho utilizzato per fare la strada e il marciapiede, modello fondamentale per realizzare il tema di quest'isola, ovvero la città. Ma quindi ragazzi, bando alle ciance perché non vedo l'ora di mostrarvi l'area che ho realizzato da stamattina, ci ho impiegato circa 7 ore. Onestamente non pensavo di impiegare tutto questo tempo anche perché la zona che abbiamo fatto è veramente piccolissima ragazzi. Invece ho impiegato tantissimo tempo, quindi questa è la prova che purtroppo per sistemare l'isola occorre veramente tantissimo tempo, ma andiamo subito ragazzi e voilà, questo è l'ingresso del nostro vicolo, sono veramente soddisfatta di questo ingresso e di tutto il vicolo perché alla fine del vicolo c'è una sorpresina che adesso vi faccio vedere, però è work in progress, ma vi spoilerà un po' il prossimo video ancora. Quindi ragazzi, questo è il mio vicolo, essendo una città ho veramente messo tantissimi oggetti, soprattutto oggetti luminosi, perché in una grande città ci sono molte luci e anche tanti pali della luce, perché da qualche parte la luce deve uscire raga. Ma andiamo a fare un giro nel nostro vicolo, questa è la parte iniziale, sì, ho qualche modello da sistemare a terra perché poi ho fatto delle piccole modifiche rispetto alla live, infatti guardate quanti oggetti a terra, ma ci arriviamo dopo. Andiamo a fare un piccolo giro nel mio vicolo, ho messo alcune cose carine tipo queste lanterne personalizzate con dei modelli super carini, a destra ho usato Misuzu, a sinistra ho usato Raimondo, poi a parte oggetti vari che trovate sopra perché ho cercato di riempire con tutto quello che avevo, quindi alcuni oggetti non sono adatti, però per adesso va bene così, è giusto per farvi vedere l'effetto perché è veramente molto molto bello. Poi ho messo molti oggetti colorati come le lampade lava, il jukebox, lampade lava e ho messo anche queste bancarelline qui. Come vedete c'è il bubble tea che in questo momento non c'è perché non ho materialmente l'oggetto e non ho avuto il tempo di prenderlo, però per farvi capire, sopra ho messo il KFC, poi TV, oggetti giusto per riempire, un altro jukebox con ovviamente la canzone di sottofondo, altre TV, spazzatura, scatoloni, macchinette distributori sostanzialmente. Addirittura ho messo la bancarella del Magnum, anche qui mi mancano i gelati, devo andare ad agosto a prenderli, ma in questo momento non servivano, quindi sorvoliamo sui gelati. Poi ci sono altre bancarelle, come vi ho detto mancano alcuni oggetti per adesso, però questo è il tutto. E infine ragazzi arriviamo
a questa piccola chicca, il negozio di tatuaggi. Se devo essere sincera, ho preso spunto per fare questa tipologia di negozi dall'isola tropicale che ho visitato di recente. Trovate il video sul mio canale, io ve lo lascio qua sopra così anche voi potete andare a vedere quest'isola perché è veramente favolosa. Personalmente mi reputo una persona onesta e soprattutto abbastanza sincera, quindi non mi vergogno di dire che ho preso spunto da un'altra isola, anzi mi complimento perché l'idea è originale, non faccio come altre persone che rubano le idee di nascosto e dicono pure che sono delle idee di loro proprietà, ma io sono onesta e quindi ragazzi l'onestà ripaga sempre. Ho preso spunto da un'altra isola e comunque vi lascio il codice del modello qua sotto così anche voi potete prenderlo. Onestamente i negozi fatti così mi piacciono veramente tanto, ma in questo video parleremo del vicolo, quindi nel prossimo episodio ci occuperemo di fare i negozi perché ho intenzione di fare tantissimi negozi su questa città, anche perché è una città. Quindi adesso torniamo indietro, vi ho fatto vedere il negozio di tatuaggi, sono veramente contenta del negozio di tatuaggi perché è bellissimo. L'ho messo in fondo al vicolo perché siccome è un vicolo pieno di roba, cioè nel senso non è un vicolo, sembra un vicolo malfamato, no? Quindi il negozio di piercing in alcune città, in questi vicoli, ci sta. Cioè, secondo me è una zona perfetta. Adesso, ragazzi, andiamo a parlare della struttura del vicolo. Potete fare il vicolo di qualsiasi dimensione, ma non deve essere né troppo piccolo né troppo grande. Né troppo piccolo perché non potete altrimenti inserire gli oggetti al suo interno. E grande risulterebbe troppo strano o troppo vuoto, troppo pieno di oggetti. Quindi la dimensione giusta solitamente va da 6 a 4 slot. Infatti io ho fatto la strada da 4 slot. Infatti se contate 1, 2, 3 e 4. E poi ho messo dei rilievi di 3. Quindi 1, 2 e 3. Ho stretto tantissimo il rilievo, ma ho portato anche delle modifiche perché ieri in live avevamo fatto il rilievo di 2 slot. Mi sono accorta che effettivamente 2 slot erano troppo piccoli, quindi il rilievo è fondamentale per fare il vicolo perché va riempito pieno di oggetti e alcuni oggetti non ci stanno su 2 slot, quindi mi sono dovuta adattare e ho deciso di fare 3 slot. Poi qui metterò una copertura dove andrò a coprire questa parte del rilievo che si vede sulla strada, non mi piace ma lo andremo a coprire, ma è una cosa che faremo comunque in futuro come vi ho anticipato prima. E quindi ragazzi ho fatto questo vicolo lungo che poi taglia nuovamente sulla strada. Da questa parte c'è l'accesso in spiaggia, ma momentaneamente io ho messo questi oggetti per far capire che ci sono i lavori in corso, poi non so se lo modifico o lo lascio così, non lo so. Adesso andiamo agli oggetti. Gli oggetti che ho utilizzato sono anche abbastanza banali, ho usato molte bancarelle. Se devo essere sincera, per raccogliere alcuni oggetti mi sono fatta aiutare da Lightning, quindi dal primo account, e mi sono fatta spedire qualche oggetto. Nonostante questo ci ho impiegato veramente tanto tempo, però ragazzi voi potete utilizzare qualsiasi oggetto. Io, come vi ho detto prima, ho cercato di utilizzare oggetti luminosi come queste due insegne che si trovano da Mirko e Marco, quindi dovete per forza comprarle nel negozio. Se non le trovate dovete portare pazienza, oppure vi consiglio sempre di utilizzare Nukazon per scambiare questi oggetti in modo tale da velocizzare il tutto. Poi ho utilizzato i server, ragazzi sono costosissimi, costano 99.000 stelline l'uno. I server sono veramente costosi, ma per fare il vicolo secondo me sono fondamentali, cioè senza il server il vicolo non rende, anche perché noi vogliamo dare quell'effetto di luce, quindi secondo me il server è fondamentale. Poi nella bancarella ho messo la TV, ho messo la spazzatura, ho messo i bidoni della spazzatura, oggetti molto semplici, ho messo delle piante, ho messo le carte, che è un progetto fai da te, scatoloni, ho aggiunto le bancarelle, come vi ho detto prima, sotto trovate anche i codici del modello per quanto riguarda la bancarella di KFC e del Bubble Tea e del Magnum, quindi vi metto anche questi codici. Ho utilizzato i distributori,
Poi spazzatura, lampade cono, oggetti a caso. Veramente ragazzi, non ho utilizzato niente di particolare, ma ho impiegato 7 ore. Effettivamente non sembra, ma richiede tanto tanto tempo questa decorazione. E poi infine il negozio. Ma la struttura del negozio è un po' più elaborata e ne parleremo in un prossimo video. Quindi ragazzi, se questo video arriva a 1000 like, visto che 500 li raggiungiamo facilmente, faremo un video totalmente dedicato ai negozi. Ma detto questo ragazzi, andiamo a vedere l'effetto notturno. Non ho ancora visto questo vicolo di notte. Secondo me sarà bellissimo, ma scopriamolo insieme. Ed eccoci qua ragazzi, guardate l'effetto pazzesco. Io amo le luci su Animal Crossing. Veramente di notte è tutta un'altra cosa, è bellissimo. La mattina ovviamente non rende perché c'è la luce solare, ma di sera e wow. Ovviamente ho aggiunto anche i lampioni, non ve l'avevo accennato prima, però sì, i lampioni ci vogliono perché siamo in una città. E adesso ragazzi andiamo a vedere meglio il tutto. Sono veramente soddisfatta, ma vi ricordo di scrivermi sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete suggerirmi una modifica o qualche oggetto da aggiungere. Vi ricordo che comunque non è definitivo perché devo veramente sistemare molti dettagli, ma l'effetto mi piace veramente tanto. Io adoro questo tema ragazzi, quindi sono contenta del risultato, è veramente stupendo. Quindi aspetto il vostro giudizio e come sempre vi ricordo di seguirmi su Twitch per non perdervi queste live. Vi ricordo sempre di lasciare un like, soprattutto per sostenere il mio lavoro, i miei video, il mio canale. Iscrivetevi soprattutto al canale, così mi aiutate ad arrivare a 30.000 iscritti. Attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!